Ma buonasera! Se vi state chiedendo se ho deciso di appendere la bicicletta al chiodo, non esiste, la posiziono là tutte le volte che torno a casa perché comunque mi piace vederla quando zwifto, quindi quando sono sui rulli che ormai è diventato l'80% del mio tempo. Comunque, due cose importanti: la prima, pollice alto se il video vi piace, la seconda, iscrivetevi al canale, qua sotto trovate il bottone, fate iscriviti. E lo cliccate, di conseguenza verrete informati nelle prossime pubblicazioni. Premetto che non sarà una chiacchierata, non abbiamo ospiti, non abbiamo ultracycler, non abbiamo avventurieri, esploratori, nessuno di noi niente, ma semplicemente ritorniamo a fare un po' di test, perché me lo chiedete. E un'altra domanda che mi fate spesso è: chi mi regala il tutto? Niente, nessuno. Io ho due negozi principalmente, Vision Ottica Centrale di Belluno e Bettini Bike, sempre di Belluno, che mi imprestano degli oggetti da provare, da testare, o comunque vado ad acquistarli nel momento in cui li trovo utili. Come il tool di questa sera della Wolf, digitando in internet trovate il proprio sito della casa madre e potete anche andare a vedere tutto quello che fanno. Ci sono tanti prodotti interessanti, molto interessanti, come questo, che per forza di cose non può essere utilizzato senza un banale multiuso da bicicletta. Perché? Perché con questo andiamo ad aprire la maglia della catena che si è rotta, quindi posizioniamo la maglia, ruota, 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 ma comunque ve lo faccio vedere subito, ruota, ruota, ruota e il perno esce. Di conseguenza, una volta che il perno è uscito, abbiamo la possibilità di andare a innestare la nuova falsa maglia. Dall'altra parte questo, che è utilissimo, piatto, leggero, con la chiusura a magnetica, di conseguenza nel momento in cui lo chiudo non si muove più, la possibilità di alloggiare all'interno due false maglie, anche di misure differenti, che mi permettono di sostituirle nel momento del bisogno. Cosa ha di utile questo tool? Come abbiamo già detto, l'alloggio di due false maglie. La possibilità di utilizzarlo per rimuovere il copertone nel momento in cui dobbiamo o sostituirlo o comunque riparare una foratura. La pinza per andare a chiudere la falsa maglia, quindi metterla in tensione, oppure sbloccarla e quindi andare a rimuoverla. Come vedrete adesso nel video, c'è la possibilità, appunto, nel momento in cui dovete, per una qualsiasi esigenza, la pinza vi permette di aprire e di conseguenza di chiudere una volta fatta la riparazione. La casa madre della Wolf parla anche di altre tre utili possibilità. Quindi, questi fori servono per andare a innestarci all'interno la valvola, aprirla o chiuderla, la valvola della camera d'aria o comunque del tubeless, e la pinza. Come vedete, ci sono due misure interne, una più stretta, una più larga, che vi permette di aprire il cappuccio della valvola o comunque la valvola finale. Di conseguenza, se si è chiusa con troppa forza, oppure se, come è capitato a me, il liquido è andato a fissare, quindi a incollare un po' la valvoletta di sfiato per il pompaggio della ruota, questi mi permettono di andare a stringerla e di azionare nell'apertura o nella chiusura. Perché lo ho sempre con me e soprattutto qual è il vantaggio principale? È vero che la catena non si rompe tutti i giorni e non è, e è altresì vero, è altrettanto vero che non si va a sostituire il copertone tutti i giorni. Comunque l'utilità sta nel fatto che è piccolo, come vedete, larghezza poco più di un palmo della mano, è sottile,
ma soprattutto è leggero, quindi lo posso posizionare anche all'interno di una qualsiasi borsa, una un mezzo telaio piuttosto che una borsa da manubrio, quindi non occupa spazio. A volte quando lo dimentico, comunque quando non ho la borsa con me, lo posiziono semplicemente nella tasca chiusa oppure nella parte dietro delle maglie da ciclismo. Fatemi sapere gentilmente nei commenti cosa ne pensate, se anche voi lo utilizzate, se avete altri prodotti di questa marca, ma soprattutto come vi comportate nelle vostre uscite, magari quali sono i tools indispensabili che non possono e non devono essere lasciati a casa. Mi raccomando, pollice alto, iscrizione al canale e una buona serata a tutti. Ciao!